Animal House. Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi andiamo a esaminare il filmone di John Landis, un cult 1978, uno dei film, ma forse anche per la presenza di John Belushi, che si ritroverà con il regista poi qualche anno dopo con un altro cultone, The Blues Brother, cioè John Landis, Animal House, The Blues Brother, Un lupo mannaro americano a Londra. Cioè, che tripletta ha fatto? Ha fatto delle bombe, proprio delle mine in testa proprio. Sono film cultoni, parlando di Animal House, forse come io, fin da quando ero ragazzino, che l'avevo visto in televisione, e poi ovviamente passaggio DVD, Blu-ray, eccetera, eccetera, e come mi immagino la scuola americana, no? Io mi immagino un po' Animal House e American Pie, una media tra quelle due. Alla fine non ha una trama, sì, rischia di essere tutti cacciati, i membri del Club Delta, e quella è la trama, cioè sono avvenimenti, disavventure, tette, minne, cannetta, unità, una cannetta, Donald Sutherland, la presenza di Donald Sutherland e le sue chiappe. Se non avete mai visto l'Animal House, mi sembra di rito la frase dovete vedere Animal House, che potrebbe anche non piacervi, potrebbe non piacervi. Si può dire che è un umorismo americano un po' particolare, però io mi sono fatto varie risate durante l'ulteriore revisione del film, adesso in formato 4K, nuovo remaster della pellicola, nuovo scan 4K, non hanno fatto alcun restauro, è la vecchia pellicola scannerizzata in 4K, HDR10. Permettetemi di dire che il vostro vecchio Blu-ray, che aveva DNR, un po' di Edge Enhancement, infatti c'erano alcuni fili, se potete vedere, alcuni fili del telefono, cioè quando guardate delle linee dritte erano un po' seghettate, c'erano dei bordini a volte intorno alle teste. Guardate, alcune scene le ho appena riviste mezz'ora fa in formato Blu-ray e così. Codifica DC1, qui passiamo una nuova edizione e per adesso voi non potrete mai vedere meglio, più bello di così Animal House, come lo vedrete in formato 4K, in questo nuovo disco 4K. All'interno è presente anche il vecchio Blu-ray. La visione è davvero piacevole, mantiene sempre quell'atmosfera, insomma, se vi ricordate la fotografia del film principalmente rimane sempre quella, anche se ci sono molte scene, molte inquadrature, specialmente dove c'è luce, sole, giorno, è un'altra storia, dove c'è carenza di luce, dove è un po' più buio, quando si tromba la moglie del rettore, quando fanno il toga party, insomma, sono lì nello scantinato, sì ci sono delle luci, ma non è illuminato perfettamente lì, il calo di dettaglio c'è. Ma comunque, se prendete le stesse scene e le guardate in Blu-ray, è un abisso, è tutto un altro mondo. Davvero, molte scene con la luce, specialmente alla fine, la parata finale, in qualche momento mi ha fatto pensare, cavolo, sembra ripreso oggi, quando cammina la banda contro il muro, che fanno la curva e li manda contro il muro. Ammazza, sembra davvero girato oggi. Non tutto il film è così, non tutto il film. Davvero, se avete in mente la fotografia del film, quello è l'impatto. Anche l'inizio, con i titoli di testa, micro dettaglio non ce n'è, però il salto nelle texture dei vestiti, calzettoni delle cheerleader, quando c'è John Belushi che guarda le sottane da sotto, ci sono i calzettoni, si vedono bene i calzettoni, insomma, il micro dettaglio della giacca quadrettoni del rettore c'è, però non è una cosa costante. È un film, ma per fotografia sua, un po' altalenante, però la grana è mantenuta, quella sporcizia che aumenta in carenza di luce è mantenuta, ci sono delle alte luci e intorno vedrete un bel po' di grana, non proprio pugni, ma c'è un bel po' di grana. Quando c'è carenza di luce ci sono delle alte luci che sono l'unica fonte di luce, sempre luce, in quell'unica scena. Comunque, quando anche l'HDR con i colori aiuta veramente tanto, già solo l'inizio con il party alla Delta House, quando ci sono quelle inquadrature esterne e c'è quella finestra rossa della Delta House, quella finestra rossa, wow, cioè
wow, o anche quando lanciano i fumogeni alla parata, alla fine c'è il fumogeno rosso, il fumogeno viola, porca vacca, che bei colori. Cioè non penso proprio che meglio di così si potrà mai vedere per adesso Animal House. Davvero, non ci sono filtri, non ho notato cose particolari come il Blu-ray vecchio. L'aumento di risoluzione aiuta veramente tanto. Il fatto è che io lo farei vedere agli amici per vedere il cambio dei Blu-ray, dal Blu-ray sì. Voi lo comprereste come immagine demo? Non lo so. Sono molto... Per me sì, perché vedo proprio un'immagine organica da pellicola e mi è piaciuto, come mi piacciono tanti altri dischi che magari a voi non piacciono. Vi do un accenno anche all'audio, presente un remix nuovo per la traccia inglese in DTSX. Cosa cambia dalla vecchia traccia? Che la musica è espansa anche sopra. Bom, basta. Tutti gli effetti rifatti, aggiunti al film, perché non è la traccia originale inglese, non c'è neanche in mono la traccia originale vecchia, ed è un vero peccato perché guardando il film avrei apprezzato la traccia originale ripulita, ma l'avrei apprezzata tanto. A me quegli effetti nuovi aggiunti come le cicaline all'inizio con i titoli di testa, o anche quando va verso la fine a trovare la ragazza, gli tira i sassolini alla finestra e poi spacca la finestra, quello non è un suono nuovo, non è un suono anni 70 di una libreria anni 70. Peccato, perché era una buona scusa, insomma la Arrow o altre case lo farebbero, ti metterebbero anche dentro la traccia originale insieme magari al nuovo remix. Qui hanno preso esattamente le tracce del vecchio Blu-ray, nuovo remix in DTSX, diverso dal vecchio Blu-ray incluso qua dentro, però comunque l'impatto è quello. Le musiche sono belle aperte anche sopra, soprattutto nel frontale alto, ma ogni tanto ci sarà un effettino anche da in mezzo al soffitto, ma sempre di musiche. Non aspettatevi effetti a uccelli, cose che passano sopra, perché non c'è. C'è solo musica. Se vi piace la colonna sonora, ecco, la sentirete molto meglio. Peccato che con il remixaggio, ogni tanto quando c'è il centrale, nonostante l'abbiano isolato bene dalla traccia monofonica vecchia per adeguarlo al nuovo remix di TSX, c'è qualche calo di volume, cioè sembra che si abbassa il volume, parlano, ogni tanto c'è, soprattutto all'inizio, c'è qualche incertezza sui volumi nella traccia inglese. Traccia italiana, che è quello che state aspettando voi, in mono, italiano, dove per esempio nella scena della mensa c'è una nuova canzone, perché sono andato a leggere, c'erano problemi di diritti, anche quando fai un ridoppiaggio devi pagare i diritti per le musiche, non so come funzioni, però mi sono riletto qualche commento su DVD web vecchio dell'edizione DVD, si sente bene come il disco vecchio, un po' scuretto l'audio, mi viene voglia di borbottare. Extra presenti sia nel Blu-ray 4K che nel Blu-ray vecchio, perché è lo stesso Blu-ray vecchio, sono gli stessi extra. Le due modalità U-Control presenti nel Blu-ray vecchio non sono presenti nel Blu-ray 4K, però tutti gli extra vecchi, la reunion, il dietro le quinte di 45 minuti, trailer, il quiz, c'è tutto nel disco 4K. E boh, io li ho già visti i tempi, sono tutti extra in SD, ancora dell'edizione DVD, e sono interessanti, ma sono vecchi. Per un'edizione 4K così io mi sarei aspettato una qualche intervista nuova agli attori oggi, insomma so che fanno degli screening in America e invitano gli attori del film, fanno degli eventi, quindi mi sarei aspettato un qualcosina di più, nonostante gli extra vecchi vadano benissimo, però sono passati tanti anni dagli extra SD vecchi e una rispolveratina nuova io l'avrei fatta nel settore extra, però lo so, sono sempre moreno, sono sempre quello che si lamenta di tutto e sono fatto così. Siamo fatti così. Ok, chiudiamola qui. Vi consiglio il disco 4K di Animal House in versione Steelbook. La Steelbook a me piace di più quella extra, ma questa con la foto così scura non mi piace tanto. No, non mi piace. Preferivo quella extra, molto più carina, che della foto che c'è di sfondo nel menu del disco. Insomma, quella tipo fatta a cartone animato, molto molto più carina. Ve lo consiglio. Io l'ho pagato scontato dai BS col 30%. Se siete fan, perché davvero
È la versione migliore per vedere Animal House, davvero. Questa è la versione migliore, il salto c'è e non si può dire che non c'è, nonostante non sia così estremo per fotografia del film. E se l'avete visto 50.000 volte come me, avete presente l'atmosfera e la fotografia del film, l'impatto visivo del film. Sta scendendo di prezzo, adesso su Amazon, giorno di questa registrazione, si aggira già sui 22, io aspetterei un attimino un 3x2. Un'offerta così, come pacchetto, manca l'italiano originale vecchio che si poteva mettere. Gli extra sono tutti quelli vecchi, ma anche all'estero. Solo per il video, dato che se siete come me, anche se c'è un minimo upgrade audio o video per averlo nella vostra videoteca 4K, sì, ma non esagerate col prezzo, secondo me. Non andate a spendere 30 euro di steelbook, prezzo pieno, no, non andate a spenderli. Come ho fatto io con lo sconto, dai, ci può stare, ci può stare. Comunque, grazie per le iscrizioni, grazie per i mi piace. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K e mi raccomando, iscrivetevi, metto il link quasi ogni giorno, lo ricordo anche qua sotto il video, alla chat di Telegram che ho riniziato a utilizzare, dove pubblicherò le offerte che trovo, le notizie che pubblico su Facebook. So che tanti non seguono i social, però mi hanno detto: Moreno, io uso Telegram e ho riattivato il canale. Cerco di ricordarmi di postare anche lì quando c'è un ribasso, le news della settimana, quando esce un nuovo film, eccetera, eccetera. Quindi iscrivetevi al canale Telegram per vedere quello che posto. Ok, ci vediamo nel prossimo episodio. Sayonara a tutti e bye bye. Toga! Toga!